Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati, in realtà non con un video di GTA Online, ma con un video di GTA 5. Infatti oggi andremo a fare un rapido, diciamo, confronto per vedere la differenza tra GTA 5 con tutte le impostazioni grafiche al minimo e GTA 5 con tutte le impostazioni grafiche al massimo. Ovviamente siamo da PC, perché sulle console, su Xbox per esempio, non si può chiaramente modificare la grafica. Quella è, poi ok, puoi mettere prestazioni, ray tracing, puoi mettere fedeltà grafica, insomma quella roba lì, però non ha un impatto così importante come qui su PC. Prima di tutto direi che possiamo andare a mettere le impostazioni, diciamo, minime di grafica, ovviamente per quello che il mio PC può. Ignora i limiti suggeriti. No, poi vabbè, versione direct. Non so bene in realtà cosa cambi. Però sicuramente quella che occupa meno memoria. Ok, va bene, schermo pieno, risoluzione, ok. Facciamo il minimo possibile. Rapporto schermo, vabbè, facciamo auto, sarà tutto stranissimo, immagino. Questa roba qui non so bene a cosa serva. Densità popolazione 0, varietà popolazione 0, distanza scaling, ok. Qualità texture, chiaramente normale che è la cosa minore, poi qualità normale anche qui. Come vedete, la memoria video è sempre più bassa, ovviamente. Qualità riflessi normale, 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 ancora più sfumato, non è che cambia molto, può ancora più sfumato. Effetti, post processing normale, insomma. Poi filtro, che cosa, filtro non so cosa sia. Occlusione ambientale normale, ok, perfetto. Direi che ho messo le impostazioni minori, vediamo un po' in quelle proprio avanzate. Si applica. Ah, devo riavviare, beh, è chiaro. Già dall'intro iniziale non è che promette benissimo. Sembra tipo Xbox 360 style, se non peggio in realtà. Ok, questo è il menu iniziale. Ok, facciamo storia come prima. Giusto alla prima missione dopo il prologo. Facciamo così almeno è la stessa cosa praticamente. Vediamo bene o male come cambia il gioco. Ecco. Vabbè, ok, qua c'è Michael che parla. Come vedete, tutto molto bello. Soprattutto la grafica. Allora andiamo un attimo su di nuovo le impostazioni, vediamo se ci sono opzioni grafiche avanzate, ombre allungate no, ombre in alta risoluzione no, alto livello dettaglio in volto no, distanza scaling estesa, modalità frame scaling no, ok, sì. Bene, raga, devo dire che non è che sia proprio bellissima sta grafica al minimo, però c'era da aspettarselo, insomma. Prendiamo pure quest'auto qui, l'R8 ovviamente. Poi dopo, come vedete, per filmati cambia così. Cioè proprio allora, se uno è distante vede leggermente meglio, ma si notano tutti i pixel. Vabbè, avanziamo. Guardate che bello proprio. Cioè. Poi la distanza, sembra tipo un gioco simile Minecraft. Che poi comunque nonostante le impostazioni rimane anche un po' di traffico e tutto, perché proprio la missione è fatta così. Sicuramente il gioco è fluido così, eh? Ovviamente non occupa nulla come memoria video. Cioè, guardate i palazzi, gli edifici, cioè, ragazzi, veramente. Uno non ci pensa e dice, bella la grafica di GTA 5, ma in queste condizioni non si nota granché, anzi, cioè proprio anche il rendering degli oggetti, la distanza, proprio tutto sfocato fino a, ops, ho investito il tizio, vabbè, fino a quando uno non si avvicina. Ma perché mi ha laggato? Dico, non dovresti laggare con queste impostazioni qui, vabbè, ogni tanto. Scusi, anche lei in moto, non volevo. Sì, comunque c'è da dire che è impressionante vedere quanto cambi il gioco modificando solo qualche impostazione qui da PC. Ovviamente non potevano ribaltarmi. C'è i dettagli delle siepi anche, ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Vediamo un po' la prima persona, magari. Ma, cioè, allora, dalla prima persona forse si vedono ancora peggio i dettagli esterni. Vabbè, poi tanto qui sto anche guidando benissimo per vedere queste cose. Tutto sommato gli interni sono una buona qualità rispetto al gioco, insomma, in sé, al di fuori. Poi vabbè, io non è che riesco a guidare benissimo con la tastiera, no. Cioè, guardate i palazzi, le scritte, insomma. Ok, stiamo arrivando alla fine della missione. Ormai mi ci sto abituando a sta grafica, ma come vedete non è che sia un granché, anzi.
assomiglia più tipo a un, non so, GTA 4 depotenziato. Su 360 la grafica era leggermente meglio. Ok, perfetto. Non so perché, ma nonostante le impostazioni grafiche, il PC ogni tanto, cioè il gioco lagga lo stesso, ogni tanto non so bene il motivo, non chiedetemelo. Tanto seminiamo sta polizia qua. Cioè, guardate la Midbank Tower com'è messa. Tutto veramente in una definizione bassissima. Cioè, guardatela in fondo che non si capisce niente di cosa ci sia. Ovviamente mi sono fatto recuperare dalla polizia. Non era mia intenzione, ma sapete com'è. Qua siamo nella zona, insomma, dell'ospedale. Mi sto allontanando, vabbè, dalla fine della missione, ma tanto non ha molta importanza. Anzi, bello vedere come cambiano le cose, insomma, come sono tutte in bassa risoluzione. Sono qui ora dallo Santos Customs. Guardate che bella questa Zentorno, ragazzi. Saliamoci sopra. Chi se ne se fallisce, tanto ormai abbiamo già fatto. Cioè, vabbè, la qualità della Zentorno è sempre bassa, però come auto mi è sempre piaciuta molto. Ok, perfetto, la polizia l'abbiamo terminata. Guardate che bella sta Zentorno, ragazzi. Cioè, vabbè, mi è fallita la missione, anche la scritta missione è fallita, è così. Quindi facciamo riavvia un attimo, sì, tutto diverso comunque. Ma guardate lì sopra, questi palazzi qua all'inizio non ci avevo fatto caso, oltre alle piante, tu tenete a mente com'è sta modalità qui, insomma. E ora rimodifichiamola mettendo la grafica al massimo. Ok, allora, questo ho messo un po' tutte le impostazioni, non so, magari alcune non influiscono niente, però come vedete ho messo così. Ora, non gioco molto da PC, non sono un esperto di tutte queste opzioni, alcune ho capito bene a cosa servono, altre meno. Allora, riavviamo il gioco, sì. Ecco, così già è tutt'altra cosa, come si può notare dalla intro iniziale, già dal logo Rockstar. Guardate com'è definito rispetto a prima. Ok, qua come vedete c'è Michael e ora eccoci qui in gioco. Ora vediamo un attimo se c'è ancora qualcos'altro da modificare. Tipo queste ombre allungate, sì, ombre alta risoluzione, sì, distance scaling, ok, distanza ombra, che non cambia tantissimo. Modalità frame scaling, non so bene in realtà cosa sia. Il massimo che posso far arrivare le cose è così. Ritorno, ok, sì. Ok, poi vabbè, io non ho neanche un monitor 4K, però come vedete il frame rate va un po' a farsi benedire in questo caso, però la grafica è sicuramente di un altro livello. Ora, insomma, sto un po' sforzando il mio PC, spero che il gioco non crashi. Ok, sta davvero avendo difficoltà, come potete notare, ma noi per la scienza dobbiamo mettere così, non ci sono compromessi. Purtroppo non ho un PC della NASA, non è neanche un PC fa schifo, se no la grafica nemmeno la reggerebbe, però ho messo insomma al massimo che potevo rispetto a quello che ho, poche parole. Poi magari quando faccio i soldi mi compro un PC, non so, tipo quelli da 70.000 euro, no? Faccio un esempio, che erano usciti, e sicuramente non ho quel tipo di problema lì. Per il momento questo rimane il lag. In questi casi si vede, più che altro il frame rate, che sicuramente va molto al di sotto dei 30 fps, saremmo lì circa sui 15 in certi casi, anche 10 forse. Ci soffermiamo per esempio sulla macchina, guardate, è tutta un'altra cosa rispetto a prima. Se vediamo anche, ok, quello lì in bici è invincibile praticamente. Se vediamo anche la missione in sé, l'ambiente, la distanza in cui vediamo gli oggetti e la qualità di questi oggetti, non c'è paragone veramente. Ok, poi anche la luminosità è buona, è anche migliore, prima non si notava neanche, insomma, la visibilità. Attenzione, ok, allora, tanto qua sta veramente laggando molto, ma teniamo conto anche che siamo in città, quindi è normale. Vediamo anche qui gli interni, tutt'altra cosa. Come vedete, qualità è davvero molto più elevata rispetto a prima. Sto più o meno cercando di fare le stesse cose negli stessi punti di prima, almeno per fare un confronto più equo possibile. Cioè, guardate anche gli effetti e tutto, che poi, ok, è rallentato, magari si nota poco, però se tipo stiamo fermi, cioè guardate palazzi per esempio, okay, che qua su PC non c'è ancora la versione next gen, però cioè la luminosità, il
è veramente tutto fatto molto bene, ovvio mi direte voi, però già molti dettagli rispetto a prima non, cioè che non si notava neanche, ora si notano. Cioè, siamo arrivati al filmato in cui fuggiamo dalla polizia, anche il riflesso delle auto è fatto bene, insomma. Tanto lasciate like se vi piacciono tipologie di video. Ora beh, solita roba, nel mentre che fuggo dalla polizia, ditemi cosa ne pensate di questo confronto e se avete comunque consigli da darmi sulle migliori, caspita, impostazioni grafiche del PC, considerato il mio PC, ok, voi non saprete le componenti che ho magari, però in base a quello che avete visto in questo video qua, allora non devo andare alla concessionaria se no mi fallisce. Però guardate anche, ok, queste rocce non è che sono fatte benissimo, ma il muretto è davvero fatto bene, c'è anche il dettaglio qua quando siamo vicini. Poi ovvio non è tutto perfetto, non è, ci sono tutte le impostazioni grafiche al massimo magari, però rende molto l'idea e si nota soprattutto la differenza rispetto a prima. Poi in realtà andando anche un po' più veloce lagga anche meno il gioco, non so bene, cioè in realtà so bene perché, i dettagli possono essere anche leggermente con una qualità minore se l'auto si muove ovviamente. Tanto siamo arrivati qui all'aeroporto, anche qui i dettagli non sono male, magari non c'è tantissima gente, però perfetto, abbiamo seminato anche in questo caso la polizia. Ditemi cosa ne pensate, quale modalità preferite di più, oppure se ritenete, vabbè, ovvio che uno tendenzialmente preferisce la modalità migliore tipo questa, ma con un compromesso, soprattutto se nel mio caso il frame rate è questo. Quindi iscrivetevi e attivate le notifiche se volete restare aggiornati all'uscita di prossimi video. Detto ciò, con la visuale alle mie spalle vi saluto e ci vediamo ai prossimi video.